Buongiorno, sono Andrea della Spirit. Oggi abbiamo fatto un filmato che vi aiuta a scegliere quale cuffia nel nostro catalogo fa più al caso vostro. Sulla mia sinistra trovate delle cuffie di grandi dimensioni che sono nate essenzialmente per un utilizzo o da studio o casalingo, mentre sulla mia destra trovate le cuffie che si rivolgono più a un discorso di mobilità. Ciò non esclude che possano essere utilizzate anche in campo professionale, perché garantiscono delle prestazioni estremamente elevate. Allora, vediamo. Queste due sono le Twin Pulse in versione standard e versione Ragnar Edition, che può essere declinata anche con il disegno che vedete qua, che riprende la città di Torino nel 1706 sotto l'assedio, e è differenziata dal modello, diciamo, standard dal potenziamento al neodimio. Quest'anno abbiamo presentato questa versione potenziata, dove in pratica siamo riusciti a garantire una prestazione dinamica ancora più convincente rispetto al motore Twin Pulse standard, di cui qua vedete l'esploso. Come siamo riusciti a raggiungere questa caratteristica? In pratica, la dinamica, per Spirit è un po' la chiave di lettura, della percezione, dell'utente che ascolta musica. Se molte volte in fiera faccio questo esempio, qualsiasi persona, anche non appassionata di musica, che si avvicina, diciamo, in una stanza è chiusa e dall'altra parte c'è uno strumento musicale vero, un pianoforte, una batteria, sa esattamente che dietro quella porta non ci sarà un impianto a riprodurre il pianoforte e la batteria, ma sarà uno strumento vero. Non è la timbrica, ma è la dinamica che il nostro cervello riesce a elaborare, riesce a capire in pratica se lo stiamo ingannando o meno con una riproduzione. Quindi su modelli di punta noi abbiamo cercato di rendere l'efficienza dinamica della riproduzione audio a un livello estremamente alto. Fate conto che noi abbiamo fatto un esperimento, abbiamo registrato 20 secondi di Pat Coil Step, un brano abbastanza conosciuto di jazz, estremamente dinamico, dove abbiamo dei picchi dinamici sia sulla cassa sia sui piatti. L'abbiamo realizzato con questo strumento che vedete qua, che è una testa artificiale che è nata per le misurazioni di cuffie, ma viene utilizzata spesso da noi anche per le registrazioni binaurali. In questi 20 secondi i due modelli vengono allineati a 1000 Hz come intensità e si va a costruire uno storico dei picchi di questi che avvengono in questi 20 secondi. Bene, il modello potenziato nei picchi riesce a tirare fuori 3 dB in più di dinamica, a parità di, diciamo, livello medio. Quindi vi dà l'idea, che la vivacità di questo esemplare è decisamente notevole. Il potenziamento al neodimio ci ha permesso non solo quello di realizzare una cuffia estremamente dinamica, ma anche estremamente controllata nel momento in cui c'è lo stop del drive, quindi un magnete decisamente più potente riesce a far partire prima il drive per riprodurre il transiente, ma riesce anche a fermarlo prima. Questo vuol dire che nei pieni orchestrali tutto viene decisamente più a fuoco. Questa tecnologia abbiamo deciso di portarla anche al modello più piccolo, alla superleggera, in una versione prestazionale. Ora, veniamo a concludere sui modelli, diciamo, da casa studio. Questa che vedete qua in centro è la grande, è il modello che è il più storico della nostra produzione, è un single drive, utilizza questo gruppo motore, che si basa sul drive che è stato realizzato su nostre specifiche dalla Nord Audio, dal nostro amico Iaco, e garantisce una prestazione decisamente elevata. Con
con questo motore che qui vedete super leggera, perché in pratica il gruppo motore single drive è identico, cambiano i fori di ventilazione per far lavorare diversamente la cuffia, ha una massa decisamente più elevata rispetto alla super leggera. Questo permette di avere un colpo di basso decisamente più secco e netto rispetto ai modelli un pochino più leggerini. E un pad pensato per avere una ricostruzione della scena acustica estremamente ampia e credibile. Un aspetto che su questi modelli viene, diciamo, implementato in maniera molto convincente. Però non sottovalutate cosa riescono a fare le super leggere. Qua ne vedete due. Le superleggere sono utilizzate spesso anche negli studi di registrazione perché comunque si basano sugli studi delle curve isofoniche, di conseguenza risultano estremamente naturali. Le curve isofoniche sono curve di ugual percezione per l'orecchio umano. Quindi permettono di rendere la cuffia estremamente lineare al variare dell'intensità e della frequenza. Quindi noi potremmo ascoltare musica classica a un minimo di volume o un concerto rock a livelli live e percepirlo per come noi lo sentiamo dal vivo. Questo è un po' il leitmotiv di tutta la nostra produzione, che poi nelle versioni più estreme raggiunge dei livelli ancora più elevati. C'è da notare un aspetto: chi sceglie però i modelli doppio driver deve fare i conti anche dal punto di vista energetico, perché è un motore prestazionale, ma pretende anche un'amplificazione più decisa, mentre una grande vi garantisce comunque una prestazione molto interessante anche con dispositivi che possono essere anche il portatile. Ora, certo, abbiamo dei DAP ultimamente che costano parecchio, ma riescono a pilotare tranquillamente le Twin Pulse. Io penso magari all'utente medio che ha a disposizione un DAP di normale qualità e voglia sfruttare queste cuffie al 95-90%. Oltre bisogna andare sui prodotti da casa. Perché due super leggere? Allora, innanzitutto da settembre saranno messe a disposizione su tutti i modelli single drive, quindi 1, 2, 3 e 4 per la versione particolare, tutti anche con cavo staccabile, per venire incontro alle esigenze soprattutto di chi utilizza dispositivi portatili e ha la necessità di avere connessioni diverse. Abbiamo scelto Portento Audio come partner commerciale per garantire, con il suo background dal punto di vista della produzione di cablaggi high-end, quella che è la minima prestazione che vogliamo garantire anche per un compromesso tecnologico che è il cavo staccabile che ci aveva frenato in passato. Allora, è importante sapere che una cuffia col cavo staccabile deve garantire in pratica la stessa prestazione, ma si trova davanti tre impedimenti, due saldature in più e un contatto del connettore che nel tempo può anche peggiorare. Quindi nei modelli di punta professionali, questi due, non vedrete mai il cavo staccabile, mentre grande, radiante e super leggere, tranne questa, e vi spiegherò perché, non avrete anche la possibilità di fare un cavo, di avere un cavo staccabile con due qualità diverse, quindi il doppia sezione e la sezione singola. Devo dire che come cavo di primo impianto è un cavo veramente molto interessante. Siamo riusciti a garantire delle prestazioni molto elevate anche con questa tecnologia. Perché questa è diversa? Come vi dicevo prima, questa super leggera è nata un po' come scherzo. Abbiamo cercato di realizzare la piccola e cattiva. Volevamo dare al pubblico un prodotto che col minimo impegno dimensionale
potesse garantire una prestazione pazzesca. Quindi niente cavo staccabile, cavo della stessa sezione dei modelli di punta e potenziamento al neodimio. Qui riusciamo ad avere 4 kg di spinta in più contro i 6 dei modelli Twin Pulse e la cuffia sembra essenzialmente andata in palestra. Decisamente più vivace, più controllata, più scultorea nel gestire il messaggio musicale. Ora veniamo al modello Radiante, che uscirà ufficialmente a metà settembre. Qui vedete ancora un pad sperimentale, sta per arrivare con Deconi la versione definitiva. La Radiante è una cuffia che in pratica rappresenta una grossa sfida per la nostra produzione, perché realizzare una cuffia aperta che suona bene è già abbastanza difficile, realizzare una chiusa che lavora bene rasenta un po' l'impossibile. Ce ne trovate tantissime, però le problematiche da affrontare in un progetto chiuso sono notevoli. Innanzitutto noi volevamo garantire da una parte quello che è il sound spirit, quindi dinamica, basso veloce, basso secco, basso impattante, pulizia generale e divertimento. Dall'altra abbiamo chiesto, ci siamo chiesti proprio cosa si aspetta il pubblico da una Radiante, da una cuffia chiusa che sia anche spirit. Essenzialmente ho provato a interpretare io personalmente l'utilizzo che ne faccio. È un utilizzo molto particolare. Quando sono in vacanza, quando sono fuori per lavoro, quando sono in condizioni in cui ho bisogno di chiudermi e isolarmi per ascoltare un certo tipo di musica, difficilmente ascolto la stessa musica che ascolto magari a casa nell'intimità, con una concentrazione diversa. Qui voglio prestazione dinamica di livello eccezionale. È un po' come fosse nel vostro garage preferito, avete le Lotus in varie declinazioni, questa è una Subaru, di quelle veramente cattive. Non vi deluderà mai in questione di quantità. Siamo riusciti a dargli un basso di una potenza e di una secchezza che una chiusa difficilmente riesce ad avere. Questo è un po' il segreto del radiatore passivo, che facciamo lavorare in una maniera un po' diversa da quella tradizionale. In pratica il basso di una chiusa è sì generoso. Uno si aspetta sempre che la chiusa abbia un basso profondo, generoso, corposo. Quello che si ritrova di solito è un basso gommoso, quindi il rullante, il pedale, la cassa non è mai secco, tac, pac, ma è più un pung, perché in pratica, avendo una struttura chiusa, il drive deve vincere queste contropressioni che frenano quello che è il movimento del drive, mentre una cuffia aperta di questo tipo trova massima libertà di movimento. Quindi questa è una cuffia che si rivolge a chi ha questo tipo di necessità. Ovviamente non prendete la Radiante se la vostra prima prerogativa è quella di ascoltare magari in casa, nel silenzio, e di avere un palcoscenico sonoro estremamente ampio, una riosità pazzesca, perché non è quello il suo punto di forte. Qui basta anche una super leggera per superarla da quel punto di vista, ma nessuno abbatte la Radiante per quanto riguarda a cattiveria di riproduzione. Dove le altre si fermano, lei inizia a divertirsi. Su musica elettronica, rock, un certo tipo di electro jazz, anche il pop più tranquillo, e vi assicuro che tutto il reparto cinema ne ha un vantaggio pazzesco. La Radiante garantisce una prestazione veramente convincente. Siamo riusciti a dargli anche
un minimo di personalizzazione per quanto riguarda la messa a punto della voce con questo diaframma che parzializza le uscite e rappresenta un prodotto estremamente versatile. Ora, nelle prossime fiere porteremo i vari modelli per delle dimostrazioni pratiche, perché poi tutto quello che vi ho detto si deve trasformare essenzialmente in un'esperienza di ascolto, quella che noi chiamiamo Spirit Experience. Vi aspettiamo nelle prossime fiere, fiduciosi di potervi fare soprattutto divertire.